Grazie, ma sì, io ho chiesto di intervenire perché questo ultimo giorno di consiglio comunale per me è anche l'ultimo giorno, almeno per il prevedibile futuro, della mia esperienza in politica, in quanto per una serie di circostanze che non è il caso qui di richiamare, insomma io non sarò parte né del prossimo consiglio comunale e neanche, anche in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle, della prossima giunta comunale. Per cui per me, insomma, devo dire, è anche un po' difficile questo momento, in quanto ho dedicato 8 anni della mia vita al sogno di poter un giorno amministrare la mia città ed è piuttosto difficile vederlo un po' svanire a livello personale all'ultimo momento, però credo che comunque il sogno più grande di cui sono stato parte, quello di una nuova amministrazione di questa città, potrà realizzarsi per mano della mia collega e mi auguro quindi che lei possa coronare questo. No, credo che ci siano concrete possibilità e credo che il giorno delle elezioni faremo i conti e vedremo i cittadini di questa città che cosa avranno scelto. Però io un piccolo sogno l'ho realizzato, in quanto sin da ragazzo, insomma, mi sono appassionato di politica, semplicemente leggendo il giornale e già leggendo i nomi anche di alcuni di voi, che poi ho avuto il piacere di conoscere, e quindi è stato veramente un onore per me servire in questo Consiglio Comunale, avere la possibilità di fare quello che potevo, insomma, al meglio delle mie possibilità per la mia città. E ho sempre cercato di farlo al meglio e quindi ho chiesto anche di poter ringraziare intanto vabbè, comunque il Movimento 5 Stelle che mi ha dato questa opportunità, le persone che l'hanno creato, no? Diretto, gli attivisti che mi hanno scelto, specialmente quelli dei tempi eroici che mi hanno scelto 5 anni fa come candidato sindaco, ma anche tutti i colleghi, non solo Chiara Appendino, ma anche i colleghi di tutti i partiti con cui comunque alla fine c'è stato un rapporto, credo, positivo e di rispetto, forse smentendo un po' anche alcuni miti sulla difficoltà di fare politica in maniera costruttiva. E poi però vorrei ringraziare anche lo staff, non solo il nostro, del nostro ufficio, ma in generale tutti i dipendenti comunali, le persone che in questi anni hanno dimostrato e dimostrano continuamente grande attaccamento anche a un servizio pubblico che non si espleta solo con la politica, ma anche appunto con servire le istituzioni spesso in circostanze difficili e non adeguatamente ricompensate. E poi infine vorrei ringraziare comunque le centinaia, credo forse migliaia, di cittadini con cui in questi anni ho avuto occasione di parlare, quelli anche che già sui social network mi hanno ringraziato in questi giorni per la mia attività e fa piacere di avere comunque grande stima tra la cittadinanza torinese, in quanto ovviamente per chi si ricorda l'inizio del Movimento 5 Stelle l'idea era quella di portare i cittadini dentro le istituzioni e non ho mai voluto essere nulla di più di questo, quindi spero di aver fatto al meglio questo particolare ruolo e di poter tornare alla mia vita privata. L'ultima cosa che volevo però lasciare a verbale è un messaggio, un invito al prossimo Consiglio Comunale, indipendentemente da chi sarà che amministrerà questa città, la possibilità di portare avanti quello che già abbiamo fatto in questi anni sulla partecipazione dei cittadini, di dare sempre più ascolto alle richieste che arrivano dalla cittadinanza, di implementare appieno gli strumenti di democrazia partecipativa che abbiamo anche approvato recentemente nella parte finale di questa consigliatura, perché credo che la partecipazione diretta delle persone, dei cittadini, sia il miglior antidoto alla disaffezione che molte persone ormai provano per le istituzioni, per la politica e che è un cancro che rischia di minare alla fine la sopravvivenza stessa delle nostre istituzioni democratiche. E quindi credo che in particolare questo aspetto sia importante e che sia importante che tutte le forze politiche trasversalmente cerchino di fare qualcosa per combatterlo. Grazie.